Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. Andiamo, Alice. Prendiamo l'autobus. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Cercherò questo Marcus. L'autobus parte tra 2 ore dall'altra parte della città. Partiremo quando avremo i passaporti. Fa la brava, ok? Plausibile, una vera e propria ondata di violenza questa mattina.
ci hanno sparato addosso anche se eravamo riservati. Ce ne sono morti a centinaia. C'era sangue. Perché? Perché fanno così? Perché? Vendicheremo i nostri morti. Ma ha dovuto fronteggiare la violenza delle mani, apparentemente determinate a massacrare gli umani. Dobbiamo reagire, non c'è altro. C'è alcun dubbio che le autorità cittadine non si faranno alcuno scrupolo nel rispondere a questo. Sei Marcus? Ho una bambina. Un autobus per il confine parte tra meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Grazie dell'offerta. Ma dobbiamo andare. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Nostre forze armate. Alice. Voleva una mamma e tu una figlia. Avevate bisogno l'una dell'altra. Alla fine, che differenza fa? Le vuoi forse meno bene ora che sai che è una di noi? Forse è questo che significa essere vivi. Dimenticare chi siamo per diventare ciò di cui qualcuno ha bisogno. Ti vuole bene. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata quella che volevi che fosse. Per amore tuo. Cosa non va? Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì. Per sempre. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti, non sarebbe successo. Gli abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra.
ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Era una marcia pacifica e tu hai voluto attaccare. Centinaia di umani e androidi sono morti, te ne rendi conto? Avete visto di che cosa sono capaci? Non ha importanza cosa facciamo. O lottiamo per la libertà o moriamo in silenzio. Siamo a un punto morto. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Devo pensare. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione religiosa. Non cambieranno. La violenza gli scorre nelle vene. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Gerico e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Spero di non doverlo usare. Qualunque cosa accada, voglio solo che tu sappia che è stato bello. Raggiungo gli altri. Abbi cura di te. Non voglio perderti. Mi manchi, Carla. Non hai idea di quanto mi manchi. Non so cosa darei per tornare indietro nel tempo. Avevo una casa e avevo un padre. Eravamo felici. Ero felice. E neanche lo sapevo. Volevo che la mia gente fosse libera. Invece l'ho condotta verso la distruzione. Sto cercando delle risposte, ma tutto intorno a me sta crollando. Non voglio un bagno di sangue, rosso o blu. Ma devo impedire che ci uccidano. Da questa decisione dipendono milioni di altre vite. Ma non so che fare. Aiutami, Carla. Ti prego, aiutami.
Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Se loro vogliono la guerra, l'avranno. Combatteremo per la libertà e vinceremo o moriremo. Siete pronti a seguirmi?